un pallone, no, è un'altra cosa. Fischia il direttore di gara, inizia Alba Roma, Atletico smistamento. Frasca 1-2 che si chiude, pallone sul destro, traversone sul secondo palo, colpo di testa di un niente alto, prima grande, vera occasione della partita, si rimane sullo 0-0. La tocca con la Cicco, Cristiano, si gira, Cristiano deve rientrare al fuorigioco, Scuteri, lo presti. Prova a lanciare ancora il numero 8, doppio dribbling, lo presti, si appoggia a sinistra, con la Cicco, il controllo, il tiro, il miracolo di Maisano a salvare il risultato di parità. Calcio d'angolo alla destra, traiettoria tesa a cercare il colpo di testa di De Santis che si stampa sul palo, poi sulla ribattuta lo stesso De Santis tira fuori. Canepa con la Cicco si sovrappone, Canepa rientra, prova a calciare a giro, miracolo ancora di Maisano. Canepa recupera Serafini. Allegrini, De Rosa prova a correre, prova a fare tutto da solo il numero 21, apertura per Serafini in area di rigore, Serafini davanti a Casanica, Serafini, arriva il vantaggio dell'Atletico proprio allo scadere del primo tempo, 0-1. Fischia due volte il direttore di gara, si va al riposo sul risultato di 0-1. Quarti, arriverà probabilmente un cross dentro, allontana D'Ambrosio. Vantaggio De Santis che lancia in profondità, colpo di testa ottimo di Lopresti verso Colacicco che se la sposta sul sinistro, non riesce a calciare, poi arriva il tiro e arriva il pareggio dell'Alba Roma con Mancini. Si riparte quindi con calcio d'inizio per l'Atletico. Mininni perde il pallone, attacca l'Atletico, Tani, il piazzato, sfiora il palo. Rimessa battuta da Tarquini, spara la porta, Mancini tira, la tocca Maisano. Lazzaro, Canepa se la sposta sul destro, Canepa, doppio dribbling, il tiro, Maisano respinge. Si riprenderà quindi con la rimessa dal fondo di Maisano, rinvia più lontano che può, arriva il triplice fischio qui alla Romulea, finisce 1-1 tra Alba Roma e Atletico smistamento.